Presidio fisso a Taranto da lunedì 28 e manifestazione a Bari mercoledì 30 sotto la sede della regione. Si acuisce la crisi della Cittadella della Carità. Dopo l'incontro con l'arcivescovo Ciro Miniero e il presidente della Fondazione Cittadella Sibilla, richiesto dalle organizzazioni sindacali a seguito del sit-in davanti all'arcivescovado di lunedì, è concluso con un nulla di fatto. La riunione, spiegano CISL-FP, FP-CGL, Fialse e UGL Salute, ha evidenziato uno stallo nella procedura degli accreditamenti, l'assenza di liquidità per pagare le retribuzioni e il rischio di fallimento della struttura per mancato pagamento di fornitori e tributi. Una situazione al collasso e 160 lavoratori con il fiato sospeso, ribadisce ad Antena Sud Flavia Ciraci, segretaria territoriale CISL-FP Taranto Brindisi, con delega alla sanità privata. I lavoratori giustamente hanno dato alle organizzazioni sindacali mandato a procedere dichiarando lo stato di agitazione permanente, con un sit-in permanente che si farà davanti ai cancelli della suddetta struttura sanitaria a partire dal giorno 28 di ottobre, in attesa di risposte concrete. I lavoratori sono allo stremo delle loro forze. La CISL Funzione Pubblica non può restare in silenzio, non lo farà e si mobiliterà.